Salve a tutte e a tutti e benvenuti a un altro appuntamento dedicato al confronto tra il feng shui tradizionale, quindi quello più vicino all'osservazione naturalistica, quello che rispecchia di più le dinamiche fisiologiche del nostro corpo in relazione con gli ambienti interni ed esterni, e quello che invece è il feng shui moderno, la cosiddetta scuola tantrica dei berretti neri, che è così comune in Occidente, ma di fatto è una disciplina sincretica sviluppata a partire dagli anni 70 negli Stati Uniti da Thomas Lin Yun, un taiwanese. Oggi, come accennato nell'altro video, voglio parlarvi del Bagua. Che cos'è il Bagua? Probabilmente tutti riescono a collegare l'idea di Bagua all'idea di Feng Shui. Bagua in realtà vuol dire otto simboli e infatti che cos'è il Bagua? Il Bagua è una griglia a nove caselle, quindi otto posizioni spaziali più una centrale, che viene utilizzata per analizzare in planimetria un'abitazione. Nel feng shui tradizionale, come si usa il Bagua? Il Bagua si usa in vari modi, nel senso a seconda di quella che è la conformazione della casa, potremmo utilizzare un Bagua di tipo rettangolare, quindi proprio la classica griglia a nove caselle, o anche il Bagua classico basato sulla forma della bussola, che di solito quindi è o ottagonale o circolare. Quello va valutato di volta in volta a seconda proprio della planimetria, quindi della forma di un'abitazione. Il Bagua per il feng shui tradizionale non è altro che un metodo molto efficace, anche rapido e visivo, per avere un'idea di massima sulla nostra abitazione. Come funziona? Per riuscire a posizionare correttamente un Bagua, noi abbiamo innanzitutto bisogno di capire in che direzione guarda la nostra abitazione. Quindi, qual è la fenice? Come già ricordato in altri video, la fenice è la parte che guarda verso la fronte della nostra abitazione. Quando dobbiamo posizionare un Bagua, quindi, non dobbiamo fare come dice la scuola dei berretti neri, cercare la porta e posizionare il nord del Bagua a prescindere su questa porta. Bensì, dobbiamo sempre tenere presenti le direzioni spaziali. Infatti, la grande differenza tra il feng shui tradizionale e il feng shui dei berretti neri, qual è? Il fatto che nel feng shui tradizionale le direzioni geografiche sono come il territorio che circonda un'abitazione, un luogo di lavoro o comunque un edificio che dobbiamo analizzare, sono fondamentali. Non si può analizzare l'edificio senza tenere conto di quello che è l'inserimento spaziale dell'edificio stesso. Per che ragione? Perché la direzione in cui noi viviamo quell'edificio, quindi quando siamo all'interno di tale edificio, che informazione luminosa ci proviene dall'esterno? Quello diventa fondamentale per comprendere che tipo di chi circola e come si muove verso la nostra casa e all'interno della nostra casa. Infatti, una stanza che si affaccia ad est, quindi al sorgere del sole, ha delle informazioni completamente differenti da una stanza che si affaccia ad ovest, quindi al tramonto del sole. E idem è ancora più marcata una differenza tra una stanza a sud che vedrà il sole allo zenith, quindi il massimo dello yang ambientale a livello celeste, e una stanza invece che guarda verso nord, che avrà il sole al nadir, quindi che non raggiungerà mai un irraggiamento diretto, ma solo un irraggiamento di riflessione dato dal resto dell'ambiente illuminato. Nella scuola dei berretti neri, invece, cosa fanno? Utilizzano un Bagua, sembra che può essere di quelli quadrati o ottagonale, lo posizionano con il nord sulla porta d'ingresso e valutano le dinamiche energetiche interne alla casa. Cosa succede quindi? Che se anche noi abbiamo una porta che magari si affaccia verso sud, comunque il Bagua sarà collocato con un nord virtuale in corrispondenza della porta, quindi l'informazione spaziale esterna che ci giunge non è acqua nord, ma bensì è un'informazione fuoco.
Però lo studio che fa questa determinata scuola va a vedere le dinamiche di movimento interno, quindi scollegandosi da quello che invece è il fondamento del feng shui tradizionale, la relazione col territorio, la relazione con le forme e con le informazioni geografiche che provengono dal paesaggio, e va a concentrarsi sulla disposizione interna. Un'altra grossa differenza che si trova nell'applicazione del Bagua secondo la scuola dei berretti neri è che, a differenza del feng shui tradizionale, che a prescindere dalla forma che si decide di utilizzare di questa griglia si andranno a valutare mancanze e aggiunte a una determinata planimetria, se seguirete nei prossimi mesi i miei casi studio ne vedremo tantissime insieme. La differenza è che le proporzioni di ogni casella virtuale, insomma di ogni luogo deputato a una determinata funzione data dall'orientamento spaziale, è fissa e proporzionale a tutte le altre caselle. Al contrario, nel feng shui dei berretti neri molto spesso non si vanno neanche a calcolare questi spazi proporzionali, ma bensì si va ad adattare il bagua a seconda di quella che è la forma della casa. Quindi avremo delle caselle molto piccole e delle caselle molto grandi, che sono molto meno intuitive rispetto ad un'analisi spaziale che va ad osservare quelle che sono le mancanze e le aggiunte. Il feng shui tradizionale, inoltre, proprio a partire dall'applicazione di questa griglia, dà già tantissime informazioni, soprattutto a livello psicogenealogico, sulla forma della casa o sul territorio in cui è inserita una casa che stiamo analizzando. Per che ragione? Perché, come sappiamo, esistono due sequenze di trigrammi, la cosiddetta sequenza del cielo anteriore più antica e la sequenza del cielo posteriore più moderna. La sequenza del cielo anteriore, che tradizionalmente ci viene donata da Fuji, quindi uno dei mitici eroi della tradizione cinese, spiega quali sono le cause prime delle dinamiche che si manifestano nel nostro pianeta, quindi come il Ci celeste, come il mondo delle idee di fatto ha fatto manifestare il mondo terreno. E la sequenza dei trigrammi che vanno a rappresentare sia delle energie specifiche, ma anche appunto delle figure sociali, quindi il padre, la madre, i vari figli, tre maschi, tre femmine vengono calcolate, ci darà delle dinamiche di attuazione di come il paesaggio ha influenzato una determinata casa, uno spazio posizionato in un certo territorio. Al contrario, quella del cielo posteriore ci spiegherà come sono le dinamiche in atto e come potrebbero evolversi. Ci giunge da Re Wen, invece, e va a descrivere come si attuano, come diventano manifeste le dinamiche causate appunto dall'energia celeste, dal Qi primordiale, e come riescono ad evolversi all'interno di un certo spazio. Quindi quando noi andiamo a vedere una planimetria posizionata correttamente con il bagua e la sequenza di trigrammi corrispondenti, avremo tantissime informazioni figura per figura, dinamica per dinamica, perché ovviamente, come ci insegna Wu Jing, in ogni tipo di manifestazione del Qi ci sono delle dinamiche che possiamo trovare a livello sociale, a livello culturale, a livello familiare, a livello di potenzialità e problematiche all'interno della vita. Quindi ogni trigramma in realtà ha un mondo di informazioni che possiamo estrapolarne. Al contrario, in quella che è la scuola dei berretti neri, cosa fanno? Posizionano il bagua e in modo fisso, in modo statico, un settore del bagua corrisponde a una certa informazione. Ad esempio, posizioniamo sempre il bagua con il nord, che rappresenta la carriera, anche i viaggi, verso la porta d'ingresso, e vedremo che il settore virtuale sud-est, quindi quello opposto alla porta d'ingresso sulla sinistra, se noi diamo la schiena alla porta d'ingresso, sarà ad esempio il cosiddetto punto della ricchezza.
Dove sta il problema? Innanzitutto, come dicevamo prima, il problema è dovuto al fatto che questa scuola non tiene in considerazione la fondamentale e primordiale necessità della relazione col territorio. Se non ci fosse il moto apparente del sole, la nostra specie probabilmente si sarebbe evoluta e tutte le specie viventi si sarebbero evolute in tutt'altro modo. E noi spazialmente, dalla luce del mattino fino al tramonto, abbiamo una influenza data proprio dall'irraggiamento, dalle radiazioni che ci provengono dal cielo, e non parlo di ciccia, parlo proprio di ottica e fisica, avremo delle informazioni che vanno ad attivare determinati processi ormonali all'interno del nostro corpo. Infatti la luce dell'alba, ad esempio, aumenta la produzione di cortisolo, che è quello che ci permette, anche adrenalina, che ci permette di partire durante la giornata, mentre la luce più calda, che è data proprio dall'attraversamento di questi raggi luminosi molto bassi rispetto al nostro, alla posizione in cui ci troviamo, quindi durante il tramonto, andrà a sviluppare, a far produrre all'interno del nostro corpo la melatonina e la serotonina, che sono quelle che invece ci permettono di dormire correttamente. Ad esempio, fateci caso, tutti i telefoni, schermi e altro adesso hanno la famosa funzione notturna. Non è solo un discorso di quantità luminosa, che quindi, cioè, più è buio l'ambiente, più abbasseremo la luminosità per non avere troppo contrasto all'interno del nostro spettro visivo. Ma bensì va a variare la luminosità tipica dello schermo, che per essere più luminoso tende ad avere una dominante blu come il mio fondale, e invece verso la sera lo varia portandola a una dominante gialla. Quello proprio permette al nostro cervello di non continuare a produrre eccessivo cortisolo in orario serale, perché se noi stiamo esposti troppo a lungo e soprattutto a ridosso dell'orario del sonno agli schermi, faremo un'enorme fatica ad addormentarci. Capite quindi quanto è importante per il feng shui tradizionale riuscire a capire come queste informazioni spaziali ci influenzano e quindi influenzano la nostra vita all'interno di una casa, di un luogo. Al contrario, il feng shui dei berretti neri tende ad essere un po' più basilare, nel senso tende ad applicare delle dinamiche, delle funzioni standard a seconda di quella che è la porta d'ingresso. E queste funzioni in molti casi possono essere completamente discordanti con quelle che in realtà il nostro corpo percepisce realmente. Facciamo di nuovo l'esempio del cosiddetto punto della prosperità, che per la scuola dei berretti neri si trova quindi opposto alla porta d'ingresso e a sinistra, sempre a sud-est. Ma pensiamo, cos'è realmente il punto della prosperità? L'angolo, il settore dedicato alla prosperità in un'abitazione è correttamente, come anche secondo la loro impostazione, si trova opposto alla porta da cui si accede solitamente nella stanza più grande di casa, e dovrebbe essere sempre il punto quello più lontano. Se la porta è centrale, si equivalgono, dopo ovviamente bisogna fare delle valutazioni, perché i cosiddetti angoli della ricchezza sono dei fortissimi attivatori ambientali. Cosa rappresenta quel punto? Rappresenta il punto in cui il nostro sguardo, e quindi anche proprio il movimento energetico, tende a depositarsi, tende a rallentare, a fermarsi. Per tale ragione viene considerato il punto della ricchezza come se fosse proprio un punto di accumulo. Quindi, rispetto alla porta, la posizione del punto della ricchezza, anche per la scuola dei berretti neri, è corretta, perché effettivamente è opposto, ma è opposto rispetto a tutta la planimetria, mentre noi parliamo di un'analisi che va fatta su una zona molto più ristretta, che sarà la stanza principale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è che a sud-est sempre sia presente l'informazione di ricchezza. Noi sappiamo che a sud-est abbiamo un'informazione di legno yin, che è un'informazione di crescita, di attivazione, di potenzialità, perché siamo nella fase yang quasi massima. Mentre un senso di abbondanza, ricchezza, di grande contenimento, spazialmente lo abbiamo di più dal sud-ovest, perché noi percepiamo il sud-ovest come la fine dell'estate. E cos'è la fine dell'estate? È il momento in cui andiamo a raccogliere gran parte di tutto il lavoro agricolo che abbiamo compiuto
partire dalla fine dell'inverno o anche durante l'inverno. Quindi questa differenza dimostra come anche la scuola dei berretti neri ha preso delle informazioni corrette del feng shui tradizionale, ma le applica in un modo del tutto statico, in un certo senso, senza tenere in considerazione l'importantissima e fondamentale relazione con lo spazio. Il feng shui tradizionale è una disciplina naturalistica, è stata sviluppata da studiosi, ricercatori per millenni, osservando proprio le mutazioni ambientali. Faremo anche un nei casi studio, analizzeremo proprio come lo spazio, il tempo, abbia delle caratteristiche che noi possiamo riconoscere in natura in quel determinato periodo dell'anno, ad esempio. Mentre avere una disciplina che tende ad applicare in modo quasi meccanico certi principi ci fa capire che manca qualcosa, nel senso, massimo rispetto per il lavoro fatto da Thomas Lin Yun di creazione sincretica di una nuova disciplina, ma di fatto questa sarà molto lontana, se non per i mezzi utilizzati, da quello che è il feng shui tradizionale. Parliamo un attimo del Bagua. Nel mio canale YouTube trovate già un video in cui vi spiego un po' più nel dettaglio come posizionare il Bagua, ma lo vedremo se entrate a partire dal 4 di febbraio nella mia piattaforma Ko-fi. Potrete accedere ai contenuti premium che hanno tutti i casi studio analizzati nel dettaglio. Comunque, per posizionare un Bagua vi serve principalmente una bussola. Sconsiglio l'uso delle bussole del telefono, perché per quanto precise si basano sul segnale GPS e sulle reti Wi-Fi presenti, quindi potrebbe non essere precisissima. Poi per un'analisi di massima va benissimo, ma più vorrete specializzarvi, più dovrete orientarvi verso un Luopan, quindi una vera e propria bussola geomantica cinese. Non ve la posso mostrare, ve la mostro con questa grafica, perché sono talmente delicate alle radiazioni elettromagnetiche che fare un video con un Luopan in mano significa perdere completamente il Luopan. Infatti, per queste occasioni ho il mio fantastico Luopan da battaglia, che adesso ve lo mostro, che lo utilizzo solo a livello di formazione, e voi potrete capire quanto nel feng shui è importante vedere proprio ogni tipo di orientamento spaziale. Noi possiamo avere un dettaglio fino ai 360 gradi della scala della bussola, ma da un Luopan noi avremo che informazione riceviamo dal luogo in cui ci troviamo, che informazione riceviamo dal territorio e che informazione riceviamo dal movimento delle persone, dal movimento delle cose rispetto alla nostra casa. Quando noi abbiamo un Luopan possiamo quindi capire qual è il settore della nostra fenice e qual è il settore soprattutto del retro della nostra casa. Infatti, per orientare correttamente la casa, tranne alcune situazioni, alcune conformazioni speciali che rendono veramente difficile definire il retro della casa, noi andremo sempre a vedere qual è la parte più chiusa, quella con meno finestre, quella dedicata a funzioni secondarie, magazzini, depositi, garage o persino anche alle camere da letto, perché sarebbe sempre consigliato avere le camere da letto nel retro della casa, quindi nella zona più yin e non nell'affaccio, che è la zona più yang. Però anche questo non è determinante, perché moltissima architettura, soprattutto quella italiana, che tendeva a posizionare in facciata proprio la camera padronale per avere un po' più controllo su chi entrava all'interno della casa, potrebbe non essere il sistema migliore valutare la posizione delle camere da letto. Ma in linea di massima, la parte più chiusa della casa, quella con meno finestre, quella con le funzioni secondarie o quella anche senza finestre, pensiamo ad esempio agli appartamenti, solitamente è il retro della casa, che si opporrà ad una parte più ampia, più illuminata, con più informazione di chi celeste, quindi che ci arriva dalle finestre. Ma di fatto la porta non andrà mai a determinare qual è questo tipo di orientamento, ma semplicemente come andrà a interagire lo spazio esterno con il nostro spazio interno. Quindi con la bussola voi potete, partendo dal centro della vostra abitazione, andare nella direzione della supposta fenice e calcolare qual è proprio la direzione del muro che
corrisponde alla facciata, che corrisponde alla fenice, e posizionarlo quindi come parametro di riferimento nella, come potete vedere in questa grafica, nella casella rispettiva del baguà, o orientando il baguà, se abbiamo un baguà già prestampato, orientando il baguà o il luopan, perché possiamo anche direttamente sovrapporre il luopan quando avremo più pratica, verso quella direzione, e quindi poi definire le funzioni di tutte le altre stanze. Se invece noi prendessimo il baguà e lo posizionassimo con il nord a prescindere nella porta d'ingresso principale, avremo molto probabilmente delle informazioni fallate, o quantomeno che possono essere corrette per uno spazio interno, ma che non considerano la nostra relazione col mondo. Questo, a mio avviso, è anche un po' sintomatico a livello culturale. Infatti, nei secoli, e soprattutto passando da una visione più collettiva che ritroviamo nelle tradizioni popolari, ha un individualismo egotico, anche in un certo senso, tipico della società moderna occidentale. Cosa ci dice? Ci dice che anticamente noi avevamo consapevolezza di essere parte di un qualcosa di più grande, di uno spazio più grande, di essere inseriti in un determinato sistema che all'epoca era molto meno un antroposistema, mentre ogni giorno siamo tutti focalizzati su noi stessi, sul nostro dentro, al massimo sulla nostra famiglia, quindi proprio su chi vive con noi. E questo, a mio avviso, potrebbe essere anche uno spunto di riflessione per far capire come ha avuto così tanta presa anche quest'altro tipo di feng shui, che di fatto tende proprio a scollegare la relazione sistemica ambientale e concentrarsi esclusivamente sulle dinamiche interne. Quindi anche quel feng shui può essere funzionale per, in determinati casi, soprattutto se la porta è effettivamente posizionata a nord, però io sconsiglio sempre di affidarsi a questo tipo di analisi, in quanto non corrispondente al reale, quindi allo spazio materiale in cui siamo manifesti in questo momento.